Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e dopo aver completato la città di Porto Selcepoli nella scorsa puntata, andremo verso Ciclamipoli e proveremo a battere la palestra di Walter di tipo elettro. Ora siamo sul percorso 10, diretti proprio a Ciclamipoli. Nello scorso episodio abbiamo anche fatto un bel po' di scorte di Pokéball, abbiamo venduto qualcosina, abbiamo visto dove poter comprare anche gli strumenti evolutivi, mentre questo tizio ci sfida dicendoci che il suo Spheal non lo ascolterà. Va bene. Ok. Spero che non. Vabbè, tanto non riusciremo a vedere niente perché forse lo one-shottiamo questo Spheal. Con Corphish magari no, comunque stavo dicendo. Abbiamo completato Porto Selcepoli, abbiamo visto anche dove si comprano gli strumenti per far evolvere i Pokémon che qui si evolvono non tramite scambio, tipo Kingdra, quelli di Slowking, con la roccia di Re, tutte queste cose. E detto ciò, prima di andare su andiamo da questa parte e parliamo con questo tizio. È il Trick Master, il maestro degli indovinelli. Solitamente tiene una gara nella sua casa ogni anno per un premio speciale, ma un Jigglypuff è arrivato e ha rovinato tutto, va bene? Quindi questa volta darò a te la chance di vincere il premio. Tutto quello che devi fare è rispondere giusto a tre domande. Qual è l'evoluzione di Grimer? Ovviamente Mach. Poi, domanda 2. Di che colore sono le guance di Raichu? Gialle. Esatto. E domanda numero 3. Quale Pokémon è associato a Volbiat? Il Lumise. Corretto. Congratulazioni, hai risposto giusto a tutte le domande. Ecco il tuo premio, un amo buono. Oh, vai così. L'amo buono ci permette di arrivare qui e pescare un Pokémon molto particolare. Allora, a questo punto togliamoci l'amo vecchio dall'assegnazione e mettiamoci l'amo buono. Ecco, fatto, usiamolo. Qui vediamo se esce quel Pokémon particolare che vorrei. È uscito un Pokémon. Vediamo, vediamo, vediamo. Wailmer, eccolo qui, esattamente. C'è un bel Wailmer. E come vi ho fatto vedere nello scorso episodio, abbiamo una scorta di Pokéball incredibili, usiamo una Velox Ball, dov'è? Quick Ball, volevo dire, sì. Che in italiano viene chiamata Velox Ball. Non so perché non l'abbiano lasciata Quick Ball a questo punto, però dettagli. Tiriamo una Velox Ball di primo turno e vediamo se riusciamo a catturare Wailmer. Allora, nel frattempo vi ricordo, catturato, perfetto, di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi del capo palestra Alfred, sì, lo mette ancora Wailmer. E della sua palestra di Pokémon tipo elettro negli giochi principali, come siete riusciti a batterlo, eccetera, eccetera. Fatemi sapere tutto. In questa erba alta potremmo trovare anche degli altri Pokémon selvatici che non abbiamo ancora trovato. Oh, Zigzagoon ce l'abbiamo però. Ce l'abbiamo già. Via, fuggiamo. Sfidiamo questa allenatrice. Hai visto un Jigglypuff per caso? Mi sa che è andato nella casa del Trick Master, là a fare un casino assurdo. Lei manda in campo Wishmoor, che ancora non abbiamo, però abbiamo Loudred. Non si sa bene per quale motivo dovremmo avere Loudred e non Wishmoor, però è così. Tra l'altro Wishmoor che ci ha fatto malissimo con Comete, ma malissimo. Ok, perfetto. Il mio Wishmoor è duro d'orecchi, va bene. Proseguiamo lungo questo percorso. Oh, un Oddish. L'Oddish ce l'abbiamo già. Vi ricordo che ho completato il Living Dex di Kanto, eh. Mica pizza fichi, no, niente, volevo dire un'altra cosa. Mica cazzi, volevo dire, però non volevo essere volgare. E comunque l'ho detto, dettagli. Continuiamo. Magari se uscisse un Pokémon diverso, no? Un Pokémon che ancora non abbiamo, al posto di Oddish e Zigzagoon in continuazione, sarebbe l'ideale, sapete? Sarebbe l'ideale. Dai, forza. Tira fuori qualcosa dal cilindro, stupido percorso. Qui abbiamo anche uno strumento da prenderci. Edward, che manda in campo Ebra. Allora, usiamo Knock Off, super efficace e addio. Perfetto, Corphish a livello 21. E a questo punto magari mettiamo davanti un altro Pokémon. Sì, mettiamo davanti il nostro Grovyle. Prendiamo questo strumento che è un revitalizzante, sempre comodo. Fa sempre comodo il revitalizzante. E io mi ricordo che su questo percorso, nei giochi principali, si affrontava Vera, di nuovo, comunque il rivale. Allora, Plazol. Vai. Quick Ball. Dovrei mettermele per prime le Quick Ball così da velocizzare anche quel processo. Preso. Easy.
Dovete sapere che una Quick Ball lanciata di primo turno è tipo due volte più efficace di una Ultra Ball, una cosa del genere. È fortissima la Quick Ball di primo turno. Ed è una cosa che ha anche un po' rovinato, secondo me, nei giochi successivi la cattura dei Pokémon. Perché per la maggior parte dei Pokémon, come vedete, basta tirare una Velox Ball di primo turno e li catturate. Anche Pokémon comunque forti, eh. Allora, la Velox Ball a questo punto io vorrei provare a metterla sopra. Però lo farò magari dopo. Vorrei provare a riordinarmi un po' lo zaino. Lo farò magari fuori dal video perché almeno non vi annoio. Abbiamo preso anche Gulpin. Perfetto. Prova vale essere il livello con la cattura di Gulpin. No, non voglio soprannominare Gulpin. Voglio affrontare questo centauro che dice: l'erba sembra così casuale qui. Effettivamente è un po' strana come erba. E lui mette in campo Magnemite. E non è proprio adatto per il nostro caro Grovyle. Usiamo Energy Ball, dovrebbe fargli comunque male, anche se non è molto efficace. E anche lui però non è molto buono contro il nostro Grovyle, eh? Due Pokémon ostici l'uno per l'altro. Ok, è irritante, non è vero? È irritante che questa erba sia così casuale, vero? Ma tu non mi sfidi? Non mi vedi? Boh, va bene. Mi sono passato davanti agli occhi a quell'allenatore, ma non mi ha visto. Pucciena ce l'abbiamo già, quindi fuga. Andiamo qui, salve. Ok, non sei un allenatore, tu sei un allenatore invece. Quello lì sta cercando un Voltorb. Boh, va bene. Plazol. Plazol si beccherà una bella Energy Ball in faccia. E addio Plazol. Perfetto, e Minun. O Minun, chiamatelo come volete. Mandiamo Combusken, dai. Mandiamo il nostro bel Combusken. E usiamo una bella fuoco carica, sperando che non abbia statico per paralizzarci. Ci ha paralizzato con Scintilla. Con Scintilla si è usato. Vabbè, niente da fare. Ha preso comunque un po' di punti esperienza il nostro Combusken. Continuiamo lungo questo percorso che comunque, come vedete, è molto dritto, non c'è molto da fare, ci sono tanti allenatori. Sicuramente c'è qualche strumento invisibile che io mi sono mancato, sicuro, tipo in questi spazi qui dell'erba, sicurissimo, però non mi sono messo a controllarli tutti, ragazzi, perché va bene tutto, però alla fine comunque gli strumenti invisibili che si trovano non sono nemmeno più così importanti, alla fine sono revitalizzanti, pozioni, queste cose qui, repellenti. Qualche volta si trova qualche perla o cose di questo tipo, ma niente di che alla fine. Andiamo ad affrontare anche questo guru pescatore. Fisherman Dale, che manda in campo Tentacool. Ok, Tentacool si beccherà una Assurance. Ah, non muore, eh? Va bene, faremo attacco rapido allora. Tac. Abbiamo visto nello scorso episodio che il nostro Grovyle sta crescendo di attacco speciale e non fisico. Mandiamo Corphish che deve prendersi un po' di punti esperienza sperando che non muoia. Quindi dovremmo sostituirgli praticamente quasi tutte le mosse che ha. Andiamo di doppio colpo che dovrebbe fare abbastanza male. Addirittura uno solo è bastato, perfetto. Tentacool di nuovo, lasciamo Corphish. A questo punto mi sa che anche il knockoff potrebbe bastare, sì. Corphish ha un attacco molto più elevato di Grovyle. Da quello che so, anche se dovremmo controllare per esserne sicuri. E contro Wilmer, altro knockoff di nuovo. Ah, e a questo punto Bubble Beam. Ah, leccata. Non mi ha paralizzato, fortunatamente. Perfetto, addio Wilmer. Oh, stavi guardando l'acqua. Sì, stavo guardando proprio l'acqua. Pescatore. Guardate quanti allenatori che ho, quanti strumenti. Abbiamo una Heal Ball. Qui abbiamo una caramella rara. E qui un'altra allenatrice. Ah no, niente, ci dice solo che i fiori sono molto carini. Tu sei un'allenatrice? Sì, un'allenatrice. Vamos. E ci ha detto che questo posto è molto bello, molto tranquillo rispetto alla città, quindi lei viene qui. Va bene. Andiamo di Energy Ball contro Plazol. Beh, Grovyle con Energy Ball sta diventando davvero inarrestabile. Minun, cambiamo di nuovo Pokémon e mandiamo Corphish. Corphish per me con un Crabhammer se lo colpisce lo one shot, eh. Vediamo. Switcheroo. Ok, niente da fare. Si è fottuto il mio strumento. Ok.
Ce l'ho ancora però il mio strumento, vero? Sì, Corfi ce l'ha ancora, perfetto. Allora, di qua c'è, penso, uno strumento invisibile qui. Nope. C'è uno strumento invisibile? Nada. Vediamo se magari su qualche fiorellino qui, perché mi sembra strano che abbiano messo questa cosa senza uno strumento invisibile. Niente. Nessuno strumento invisibile. E a questo punto siamo arrivati a Ciclamipoli. Salve. My wife cares a lot about these flowers. Sua moglie tiene molto a questi fiori, noi invece li calpestiamo. Perché qui dentro troviamo una velocità X, abbastanza inutile. Come strumento che venderemo molto probabilmente. Salve. Ah, hai calpestato i miei fiori, vero? Bene. Ah no, stayed off sarebbe, sei stato fuori dalla viola dei miei fiori. Sei stato molto bravo, in realtà li ho calpestati per prendere una velocità X. E tu mi hai pure dato la MT68 Giga Impatto. Niente male. Allora. Ok, questo si era preparato un sacco di strumenti per la palestra, ma non gli sono serviti. Ci ha indirettamente detto che la palestra è una pippa colossale. This town is currently planning to renovate. We plan on being the biggest city in Hoenn. Ah, questa città sta pianificando di diventare la città più grande di tutta Hoenn. Ok, questo invece è in vacanza da Porto Selcepoli. E I know it's not very far, but it's nice to get away. E comunque non è molto lontano, ma comunque è bello staccare. Sì, papà è a casa, va bene. Daddy's. Papà è tornato. Citazione ad Arcandros proprio. Palese. Allora, I finally got a bike. This is the best day ever. Ok, finalmente si è preso una bici ed è quindi il giorno più bello della sua vita. Andiamo a darci una curata veloce ai Pokémon. Ecco fatto. Watson, ovvero Alfred, l'allenatore, il capo palestra di questa città, vuole aspettare a fare delle innovazioni. I think it should be done right away. Boh, va bene. Lui invece se pensa che bisognerebbe farle subito queste innovazioni. Andiamo a dare un'occhiata ai Pokémon che abbiamo catturato. Abbiamo Plazol, che è il numero 311. Quindi andiamo a metterlo nel posto giusto, 311, 6 qui immagino, 12, 6, 12, 11 qua. Ok, poi abbiamo Gulpin, Summary, il nostro bel Gulpin che è il numero, non ho visto, 316. Ok, andiamo a prenderlo, a metterlo al posto giusto, 12, 16 qui. Ecco fatto. Ed infine il nostro Wailmer, tiriamolo via dalla squadra. Non ci serve ed è il 320. Ecco qui. 320, quindi 12, 18, 19, 20. Ecco fatto. Inizia piano piano a prendere forma il nostro Living Dex di Hoenn, eh? Siamo ancora molto indietro, per carità. Non abbiamo praticamente nessun Pokémon evoluto. Però piano piano ci si riesce. Aspettate, faccio così, così i Pokémon nuovi vanno qui. E via. Continuiamo ad esplorare Ciclamipoli. Da questa parte c'era il negozio di bici, sì. Chissà se si può fare qualcosa qui dentro. I wanted a ruby colored bike, but all they have is red. Ok, questo voleva una bici color rubino, ma tutti quelli, cioè loro hanno solo bici rosse. Possiamo parlare a lui? No, non possiamo andare a parlare al commesso. Questo invece voleva una bici color zaffiro, ma tutto quello che hanno loro è una bici color blu. Ovviamente queste due sono citazioni a Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro. I giochi ambientati ad Hoenn. Salve. Destroy your enemies with this. Want to learn Spite? Spite dovrebbe essere dispetto, se non sbaglio. Vediamo. Sì, è dispetto, no, non ci serve. Non la insegneremo a nessuno. E qui abbiamo un Game Corner. Salve. Questa vorrebbe essere abbastanza grande da entrare nel Game Corner, ma non può. E vi faccio vedere più che altro cosa possiamo ottenere con i gettoni. Se non sbaglio bisogna andare qui. No, qua ci fanno giocare. No, questa ci spiega le regole. Ok, questo invece è la lotteria. Sì, vai, facciamola che tanto non... non... Oh, aspettate. You win the fourth prize. Una Ultra Ball. Ok. Tanto non ci costa niente fare la lotteria una volta al giorno. Mentre qui possiamo appunto scambiare i nostri gettoni per oggetti, abbastanza inutili. Questo invece ci dà i gettoni da comprare e tu dovresti avere i Pokémon. Eccolo qua. Possiamo prendere Beldum per la prima volta, Ralts che potremmo aver già trovato in giro ma non l'abbiamo ancora fatto, Bagon, Mewile, Cast Form. Ah,
Allora, non fate follia per prendere Castform, perché da quello che so più avanti ne prenderemo uno. Quindi non state qui a spendere miliardi di pochi dollari per prendere Castform. Massimo, se volete prendere Beldum, se non volete seguire la squadra di Ash qui, potrebbe essere una bella cosa prendervi Beldum e avervi un Metagross fortissimo da mettere in squadra. Io che seguo la squadra di Ash, no, lo prendo. Lo prenderò quando sarà possibile catturarlo, senza doverlo comprare. Despite Watson being a gym leader, he's kinda easy to beat. I beat him on my second try. Anche se appunto Alfred è in capo palestra, è abbastanza facile da battere. Lui ci dice che l'ha battuto al suo secondo tentativo. Verdant turf is this way, but a rock slide is currently blocking the path. Niente, non ci fa passare. Ovviamente dobbiamo prima battere la palestra. Di Ciclamipoli, Watson, o meglio Alfred, the cheerfully electrifying man, l'uomo elettrico caritatevole. Watson usa Pokémon di tipo elettro, che sono deboli contro i Pokémon di tipo terra. Sì, stronzi, vabbè, buonanotte, sono forti contro volante e acqua. E sono invece, le mosse volante, elettro e acciaio non gli fanno molto danno. Allora, detto ciò, la nostra squadra che useremo in questa palestra sarà ovviamente Grovyle con Basken e basta. Cioè questi due più che altro. Mettiamo avanti con Basken perché Swallow e Corphish rischiano tanto. Quindi andiamo a combattere con questi allenatori. È il mio turno, vai, combattiamo. Combattiamo contro Watson. Va bene. Ah, ma nel campo Ampharos, niente male, a livello 20. Ok, i livelli sono aumentati di parecchio. Tantissimo. Quanto spore ci ha diminuito la velocità, però ce la riaumentiamo. Ah, peccato. Ci ha paralizzato, quindi a nulla ci servirà aumentarci nuovo la velocità. Ok, questo però ci darà un bel po' di esperienza, eh. Questo Ampharos, se riusciamo a buttarlo giù più che altro. Perfetto. 1314 punti esperienza che equivalgono ad un livello, praticamente, sì. Perfetto. Abbiamo tirato via il primo laser, ora mandiamo in campo Grovyle e battiamo anche l'altro. Vai. Vediamo chi manda questo gentiluomo Kirk. Tornate nello spazio. Ah, citazione di Yotobi e via. Allora, adesso gameplay di Dark Souls, non so se l'avete mai visto, è molto famoso, una delle serie di gameplay più seguite di sempre. Magnemite, lasciamo Grovyle. Contro Magnemite in realtà dovremmo usare con Basken, eh. Però è paralizzato, poca vita. Meglio usare direttamente Grovyle, che con Energy Palla comunque fa un bordello di danno. Perfetto. A questo punto torno velocemente a curarmi Pokémon al centro Pokémon. E andiamo a fare la battaglia contro Alfred. Vai, curiamoci qui. Dall'infermiera Joy e dal suo Chansey. Poi, non ho visto cosa c'era qui sopra, o sbaglio. Non c'era andato qui. Ah, qui si continua proprio fuori dalla città, quindi no. Torniamo a combattere il buon Alfred. Il simpatico uomo elettrizzante, guardalo qui. E direi di mandare in campo però con Basken come primo Pokémon. A parte che mi farà scegliere lui, è vero? Solitamente ti fa scegliere. Ha 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 ha. I've been looking forward to a good battle. Stavo proprio cercando una buona battaglia. Magari. This will give me the motivation to renovate this city. Magari questo mi darà la motivazione per rinnovare questa città. Dammi tutto quello che hai, ragazzo. Fammi vedere tutto quello che sai fare. Andiamo prima con Basken, poi con Grovyle. E posso mandare un terzo Pokémon. Direi di mandare Swell. Anzi, Corphish. Meglio Corphish. Vai. Guardalo lì, Alfred, tutto fiero. Ok, perfetto, lui inizia con Magnemite, quindi ho fatto bene a mandare con Basken, perché con una bella fuoco carica, se anzi, meglio ancora Ember, se non ha vigore muore. Ah, invece no, niente. Che culo ha missato Thunder Wave, buono. Vabbè, comunque Magnemite a livello 21, quindi il livello è abbastanza alto. Magneton lasciamo con Basken e contro lui facciamo fuoco carica. Avremmo dovuto fare fuoco carica anche prima, in effetti, mannaggia me. Falce cannone, ma ha fatto un bordello di danno. Attenzione, eh. Allora, attenzione. Andiamo di Energy Ball. Non gli faremo molto danno, però gli abbiamo abbassato la difesa speciale. Bomba niente, mi sembra si chiami quell'attacco in italiano. Però riusciamo a reggerlo. Sì, buono. Ok, abbiamo battuto anche il suo Magneton.
O sarà pure il capo palestra più scarso, detto dagli NPC, ma è quello che per adesso mi ha dato più filo da torcere. Voltorb, lasciamo il nostro Grovyle. E andiamo di Energy Ball. Ok. Buono. Abbiamo battuto anche Watson. Ah, è stato fantastico. Grazie. Ti sei guadagnato la medaglia Dynamo. Perfetto. E anche questa MT. A Thunder Wave. Bene, 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 bene. Usala per fermare i tuoi opponenti dove, proprio dove sono, per fermarli, paralizzarli proprio. Passa di qui ogni tanto. Vorrei avere una rivincita. Ok. Abbiamo anche combattuto e preso la medaglia Dinamo. Abbiamo anche combattuto contro Alfred, volevo dire, preso la medaglia Dinamo. E a questo punto direi che siamo pronti per continuare nel prossimo percorso, ovvero il percorso 111, ma lo faremo nel prossimo episodio perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!